Senatore, altra manifestazione, altro bagno di folla, crescono con interessi per Forza Marsala questa lista che sta supportando dei buoni candidati che possono ottenere dei seggi in consiglio. Ma sì, candidati, tutti, alcuni di esperienza, altri molto giovani, ma tutti estremamente motivati e devo dire anche assolutamente convinti della bontà del programma e della candidatura di Massimo Grillo a sindaco. Io sono sicuro che Massimo ce la farà e che qui ci sarà un bel consiglio comunale tutto composto da persone motivate e competenti. Tra l'altro vediamo dagli slogan posti accanto al simbolo di Forza Marsala che è un movimento che sta molto vicino ai cittadini, combatterà per l'acqua, combatterà per abbattere tasse sulle case, combatterà per il turismo, per il lavoro. Veda, in questo momento di difficoltà che le famiglie attraversano, bisogna valorizzare il ruolo che l'amministrazione comunale può avere nel migliorare i servizi. E il miglioramento dei servizi non è solamente che i servizi si facciano, quello è l'essenziale, ma anche che costino poco. Siccome gente professionalmente preparata e brava queste cose le sa realizzare, noi siamo convinti che l'amministrazione Grillo diminuirà le tasse sui rifiuti, diminuirà le tasse sull'acqua, sarà in grado di diminuire anche le tasse sulla casa che come sappiamo in larga parte dipendono dalle aliquote che stabiliscono i comuni, migliorerà certamente anche le tasse sull'agricoltura. In più dovrà creare le opportunità perché attraverso il turismo e attraverso la valorizzazione delle caratteristiche del nostro territorio si creino un maggior numero di posti di lavoro. Lei pensa che attraverso Grillo questi 5 grandi progetti che possono ribaltare la situazione economica e sociale entro il 2020 Marsala possa essere questa grande città e magari diventare un tutt'uno che contrappa un'area grande metropolitana come si aspetta da più di 50 anni che diventano queste due città? Ma questo è un lavoro sul quale abbiamo iniziato già da tempo. Voglio ricordare a tutti che i risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'aeroporto, in termini di miglioramento di alcune infrastrutture, e ce ne sono ancora tante da migliorare, sono fatte proprio in funzione di una, sono immaginate e fatte in funzione di una larga area metropolitana. Ma in questo momento noi dobbiamo pensare a Marsala, dobbiamo pensare al porto di Marsala, dobbiamo pensare a tutto ciò che a Marsala serve per entrare a pieno titolo nella competizione internazionale e mediterranea delle città che possono attirare turismo e investimenti. È proprio il caso di dirlo che crescono i consensi attorno a Forza Marsala, questa lista giovane che stasera anche nelle passate manifestazioni ha visto attirare l'attenzione di tantissimi cittadini. Sì, certamente, abbiamo messo in lista tanti giovani così come tante persone di esperienza. Questo perché crediamo nel valore sia dei giovani sia delle persone che possono ancora dare tanto alla politica e alla buona politica. I nostri giovani non sono candidati per essere riempitivi nella nostra lista, ci sono persone che si stanno muovendo veramente, giovani donne e anche giovani dei ragazzi che si stanno muovendo a tutto campo e li vedo, li incontro facendo campagna elettorale e mi sorprendo io stessa. Abbiamo fatto degli ottimi investimenti, io ne sono felice perché ritengo che la buona politica debba appassionare soprattutto i giovani, perché senza questo senso di appartenenza, di responsabilità, di partecipazione piena alla vita politica e anche a quella amministrativa della propria città non si può costruire una classe dirigente nuova. Noi di Forza Marsala vogliamo molto puntare su questo obiettivo e credo che oggi le condizioni ci sono tutte. Lavoreremo perché i nostri giovani siedano in consiglio comunale e saranno il valore aggiunto che servirà a Grillo, anche lui infine è giovane, possiamo dire la verità, certamente non è una persona anziana, per dare la speranza concreta ai giovani di trovare un'amministrazione capace di far tesoro delle loro idee e di poterle anche realizzare insieme a loro. È possibile adesso voltare pagina dopo 15 anni? Questa città purtroppo, ahimè, è andata indietro, non è più sotto l'aspetto economico e sociale la quinta città della Sicilia o quella piccola Parigi che tutti ci vantavamo di essere nel meridione d'Italia. Bene, le condizioni economiche di recessione che certamente sono evidenti in tutta Italia non possono non toccare anche Marsala, ma i 5 progetti esecutivi su cui lavoreremo e Forza Marsala sarà testimone del nostro totale impegno affinché ciò che viene detto sarà realizzato, determineranno quella boccata d'ossigeno per l'economia, quello sviluppo economico che servirà ai nostri giovani perché tornino qui non soltanto a lavorare ma anche a prosperare e ad investire.
Stasera a Marsala per parlare con i giovani di Forza Marsala, con i giovani di Forza Italia, cosa è emerso? È una riunione straordinaria, tanta partecipazione, le campagne elettorali sono belle perché si incontrano le persone e si affrontano i progetti. Una pagina buia è quella della Sicilia, i cui collegamenti sono stati pericolosamente interrotti a causa di Crocetta con la vicenda Ustica Line con le isole minori, la viabilità su gomma sulle nostre strade è interrotta con il viadotto Imera che non sarà, la cui viabilità non sarà ripristinata prima di 7 anni, con impossibilità di collegarsi con il resto del paese. Stamattina proprio c'è stata la soppressione dei voli all'Italia e una interruzione sull'asse viario principale ferroviario a causa di una frana e che impedisce oggi di collegare correttamente con i treni l'isola. Più di così Crocetta non poteva fare per affondare quest'isola, e Marsala diventa quindi un laboratorio politico anche in qualche misura civico, perché se vogliamo i partiti hanno fatto quel mezzo passo indietro per far fare 2 passi avanti ai cittadini, renderli consapevoli e fargli vincere la battaglia della loro vita, della loro città, per il futuro dei loro figli. Fra 8 giorni si ritorna al voto a Marsala, ed è un voto molto importante sia sotto aspetto politico per voi come Forza Italia, ma per i cittadini è un voto per la rinascita, una città che muore dopo giorno questa. Ma non c'è dubbio, è una città di una bellezza incredibile, ce la invidiano all'estero e quasi non la consideriamo noi siciliani. I marsalesi devono recuperare l'orgoglio, devono andare in massa a votare, non lasciare che qualcun altro decida per loro il 31 di maggio e l'1 giugno. È una sfida importante che facciamo con Massimo Grillo, è una persona di esperienza che saprà sicuramente dare nuovo smalto a questa città, con una lista importante. Forza Marsala, che ha tante anime all'interno, tante professionalità, tante donne, tanti uomini e tanti giovani che ancora vogliono scommettere sulla Sicilia, su Marsala e sul destino di questa terra. Siamo nella terra dello storico 61-0 che tutti ricordiamo. Come è stato il siciliano che si è lasciato poi abbindolare la Crocetta, e da Marsala può partire invece un messaggio per ritornare ai fasti di un tempo del centrodestra? Non c'è dubbio, il 61-0 è stata una straordinaria pagina nera per la sinistra, che non lo dimenticherà per tutta la sua vita. Qui a Marsala riparte un progetto importante. Il lavoro che ha fatto Forza Italia, che ho fatto attraverso il coordinamento regionale, i coordinamenti provinciali, è stato quello di non utilizzare solamente e unicamente il simbolo di Forza Italia, perché ci sono territori anche qui a Marsala, dove a fianco a Forza Marsala in altri territori abbiamo presentato anche delle liste civiche. Tutto questo va a essere incorniciato in questo nuovo progetto che il presidente Berlusconi ha lanciato, che è quello dei repubblicani come alternativa ai democratici. E allora, a fronte di questo duo tragico di Renzi, che sa solo mettere tasse e promettere cose che non mantiene, e Crocetta con lo scempio di cui ho testé parlato, la risposta non può che essere di stare dall'altra parte per costruire un'altra Sicilia e un'altra Italia.